Buongiorno. 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 Sono Giorgia Colus e volevo chiederle, in quanto medico, cosa ne pensa della situazione vaccini nel nostro paese e in particolare in Lombardia? E se lei avrebbe fatto qualcosa diversamente. Dunque, come ho già avuto modo di dire, perché io sono stato un testimonial, come immagino sappiate, della campagna vaccinale, il giorno 27 dicembre sono stato, come altri colleghi in Italia, tra i primi a essere vaccinati. E, è stato un gesto di fede, nel senso che necessariamente la scelta deve andare in quella direzione. Poi ci sono state delle situazioni magari un pochino discordanti al riguardo, però bisogna essere certi che siamo in buone mani, perché quanto riguarda tutto quello che sono le agenzie che controllano i vaccini, fanno il loro lavoro egregiamente. Devo anche dire che non sono un esperto, quindi non voglio dare giudizi, ci sono già troppi esperti che farebbero bene alcuni anche a tacere, perché poi la popolazione è confusa al riguardo e devono parlare pochi, che sono queste agenzie e basta. Tutto il resto è scritto ormai, le pubblicazioni ci sono e dobbiamo necessariamente intraprendere questa strada. Non abbiamo alternative, i vaccini sono sicuri, purtroppo le notizie stampa focalizzano a volte dei fatti, degli accadimenti che vengono eccessivamente enfatizzati, che in medicina ci stanno, sono accettabili. Vi faccio un esempio: se noi andassimo a enfatizzare magari i morti per interventi chirurgici, non faremmo più interventi chirurgici, e sono molti di più rispetto ai morti che si suppone in questo momento siano per i vaccini, ma non è così. E non avrei fatto assolutamente niente di diverso, perché purtroppo una situazione in essere che continua a essere in itinere e va seguita giorno per giorno. La classe medica ha fatto un grande sforzo, classe medica, la classe infermieristica e tutti quanti, e abbiamo vissuto, siamo stati travolti all'inizio da questa epidemia e poi piano piano ci abbiamo fatto i conti, abbiamo imparato. Come sempre si impara sul campo, purtroppo. È una medicina di osservazione e il più bravo è quello che sbaglia meno. Purtroppo quando sbagliamo noi sbagliamo sugli esseri umani, però anche noi siamo esseri umani.